Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Senti, e tu evidente non hai questo tipo di impostazione, almeno dal tuo impegno politico come si manifesta quando sei in Italia, appare molto evidente un tuo riferimento anche a ideologie materialistiche, ideologie molto diverse, diciamo. Ecco, in virtù di questo, tuo fondo culturale, politico-culturale, avvenivano degli scontri o c'erano delle incomprensioni, diciamo, come minimo, fra te e queste persone? No, si poteva, anzi, si è sempre discusso abbastanza in maniera democratica, ci si abitua abbastanza presto in America a rispettare le opinioni degli altri, pur sostenendo le proprie. Quindi per me anche Le Corbusier, come in un primo tempo, appariva come uno che proponeva delle soluzioni a un sistema malsano, cioè dei rimedi, non delle soluzioni, dei rimedi. E certamente era un rimedio di buon senso quello di proporre l'unità d'abitazione alla casa giardino che distrugge le campagne, mentre a favore di una soluzione centralizzata, se l'uomo deve vivere con gli altri uomini, perché è molto più ragionevole che si metta d'accordo e trovi il sistema più economico e più efficiente per vivere insieme. Quindi naturalmente anche quello appare come una cosa alla quale non si è ben disposti, questo di essere è una cosa difficile, la tensione tra la socievolezza e l'individualismo, è il vecchio problema, forse indissolvibile. Sarà che questo principio è stato adottato in maniera sempre abbastanza sbagliata, soprattutto tra noi, certo, in funzione della speculazione. Non è come l'hanno proposta loro, certo, sì, perché poi questo bosco, questo parco che Le Corbusier voleva rispettare intorno e non è stato rispettato, è servito per mettere dei grattacieli, cioè delle case d'abitazione una addosso all'altra, quindi Sì, senti, tu dicevi appunto di aver insegnato all'Harvard, poi adesso stai a Roma e stai all'Accademia. Questi principi continui, evidente, a adottarli nei confronti dei tuoi allievi. Ecco, qual è la risposta che ne ricavi? I tempi sono stati contrari a qualsiasi... a questo, quando... Io che sono della generazione dei oramai maestri americani moderni e che ho condiviso con loro i bar, i clubs, il loro modo di vivere, ma sono stato messo in guardia dalle Corbusier, perché se no non so cosa sarebbe successo, avrei forse abbracciato il loro orientamento, che era opposto ai principi del Bauhaus e a qualsiasi modo di procedere razionale nell'arte. Infatti le influenze più grosse sono venute da Duchamp, che negava la validità dell'arte o che annunziava la morte dell'arte, oppure che tutto diventa arte una volta traslocato ogni oggetto traslocato dalle sue condizioni normali e messo in un museo, il fatto del museo fa diventare opera d'arte qualsiasi oggetto. Insomma, questo dubbio e questa ribellione a tutto quello che aveva di classico o di metodico nel procedimento artistico è stata la corrente del tempo e lo è ancora. Questi che io chiamo principio, che Louis Kahn, l'architetto, chiamava
lo stesso, i principi, sì, che sono di tutti e di nessuno e che ricorrono in tutte le opere d'arte. È una nozione che si allaccia più al classicismo, non al classicismo accademico passivo, ma a quello creativo, come l'ha applicato Le Corbusier, l'hanno applicato i francesi fino a ieri. Ma ripeto, tutte le avanguardie che sono seguite erano su una direzione totalmente opposta, cioè la spontaneità, l'informale, l'accidentalità come aperture a nuove possibilità e a rotture statiche uno dei miei motivi di aver portato questi disegni delle Corbusier è perché non so se è il momento, ma penso che quando gli artisti vorranno riesaminare, vedere che cosa c'è in una composizione plastica, nell'organizzazione degli elementi che la compongono di valido e che non sia lasciato alla decisione soggettiva, arbitraria, ma che entrano in una strada maestra, in una linea che per esperienza ha provato che è rimasta valida, che in questi disegni di Corbusier si leggono molto chiaramente queste, come le cose si mettono a posto, si legano. Una delle osservazioni che feci il primo giorno che venne a casa mia o nello studio fu quella di dirmi: signor Nivola, lei c'ha talento, una cosa che fa sempre piacere sentirsela dire, c'è una famiglia simpatica, la usa anche nei suoi soggetti, ma i suoi quadri, i suoi disegni sono come quei giocattoli che c'hanno i fili, ma lei deve imparare a tirare i fili, perché solo quando si tirano i fili prendono posizione, no? Se no sono viva. Inerti. Sì. Veramente ho detto: come si fa questo, maestro? E da lì è iniziata una forma di insegnamento tutoriale che è durata per 5 anni, cioè spiegare che ruolo ha ogni elemento in una composizione plastica, pittorica, architettonica o scultore, come e capire appunto questo, servendosi, come lui ha fatto, di tutti i mezzi della teoria delle proporzioni, della sezione aurea o dei numeri matematici, o molto spesso anche di buon senso. Un quadro poteva descriverlo anche come una stanza nella quale, se io gli chiedevo come mai nei suoi disegni c'è ogni tanto una linea che esce dal quadro, sì, e dice: il quadro è come una stanza dove si entra, si circola, ma si deve anche uscire, sì, o guardare dalla finestra. Sì. Allora si serviva anche di espressioni simboliche per spiegare questo, ma nulla era lasciato all'arbitrio. Lui era piuttosto sospettoso questo era il principio dell'arte informale. A New York ci recavamo spesso a vedere le mostre, e lui diceva, mi metteva in guardia, dice: c'è molto rumore più che sostanza, stai attento, perché questo non so che cosa, non porta molto in là. Lo portai a vedere Jackson Pollock nel suo studio e disse di lui che era come un cacciatore che sparava senza puntare. Straordinario. Bello, no? Colpiva subito al centro. Oppure di Bennett Newman, quello che dipinge una linea, sì, nel quadro, neanche messa, lui ha notato subito, non è messa nella sezione aurea questa, sì, linea, quindi è arbitraria, potrebbe essere dovunque. E poi dice: deve essere, poveretto, uno che odia la pittura se la riduce a così poco. E lui, l'artista che era lì e che ha riconosciuto Le Corbusier, poi mi ha chiesto cosa aveva detto, qual era stato il giudizio del maestro.
E quando gli dissi che, dice, ti considera un povero diavolo che odi la pittura, allora gli artisti erano felicissimi di questa opinione, perché tutti andavano a gara per affermare che odiavano la pittura. Tutti gli aspetti, il colore, la composizione, era un vero massacro di tutti gli aspetti. Quindi per lui era un complimento. Questo è successo anche a me. Spesso Goston un giorno gli dissi in una sua mostra che mi piacevano i suoi quadri per questa sua sensorietà del piacere di dipingere. Mi diceva, sei matto, io detesto la pittura. Senti, quanto tempo ci resta, Nini? 5 minuti. Ecco, allora un'ultima informazione. Tu hai fatto delle cose a Orani. Sei partito, siamo partiti da Orani, adesso ci torniamo. E hai fatto dei graffiti, cose che la gente vede, che non può fare a meno di vedere. Come l'hanno presa? Beh, io ho concentrato la mia attenzione del lavoro della scultura nel ruolo sull'architettura. E di queste ho fatto, questa è stata la mia attività principale in America, sculture applicate nell'architettura. Ma mi era sempre rimasta quest'idea di pensavo che queste forme vengono dalla Sardegna, sono ispirate ai gesti, spesso anche al costume sardo, a certe espressioni della Sardegna, e volevo rivederle, vederle lì, ambientate nel, trascorsi diversi mesi un'estate a Orani, dove feci un numero di sculture che poi misi nel contesto dell'architettura paesana, nel paese, mi servì del paese come ambiente di esposizione. Queste le cose che ho fatto a Orani. Orani poi allo stesso tempo fece un graffito su una chiesa e una piccola tomba di famiglia nel cimitero di Orani, che è una specie di piccolo scandalo nel paese perché non è fatta di marmo e non è non lucida e non impressiona nessuno. Ecco, quindi la verifica, ecco, io dicevo all'inizio che io sono molto convinto che le tue cose parlino un linguaggio che è sardo. Sì. Ecco, la verifica, i sardi, i tuoi paesani, ritrovano poi queste cose o hanno difficoltà, così come si diceva all'inizio che con molta facilità un prodotto di plastica fa piazza pulita anche del poco artigianato che si è fatto. Com'è che l'hanno accettato? Beh, questi io trovai un espediente per spiegarli. Suggerì di dare dei soprannomi alle sculture, una cosa che si faceva a mio tempo, non so, credo non si faccia più. I vecchi o il bambino che veniva osservato attentamente veniva definito con un soprannome che colpiva nel centro proprio la personalità, il carattere del bambino, e questo diventava il vero nome. Poi, questo lo applicarono nelle sculture e naturalmente riconobbero immediatamente tutti i personaggi del paese, zio Pallar de Prata, questi nomi, questi soprannomi straordinari, astratti. E questa è stata, dava una chiave, era l'associazione, l'evocazione, la forma che evoca dei personaggi o dei paesaggi o delle rocce, e in fondo è quello che si vuol fare, cioè creare una forma che sia ricca di evocazioni e che stimoli la fantasia. Ho capito. Va bene, ormai siamo arrivati alla fine, il nastro si è finito, sì. E rimanderemo in onda questa trasmissione, non so quando, però uno di questi giorni in una fascia d'orario diversa, perché ritengo sia importante che anche altre persone, non i soliti, la solita folla di 3 ascoltatori, ti ascolti. Io ti ringrazio per la tua collaborazione, ringrazio tutti per l'ascolto e a risentirci alla prossima volta. Abbiamo trasmesso Arte 24.
Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.